Salve web spettatori di Nano TV, siamo alla pasticceria Tiffany di Casalnuovo per festeggiare Mario Barbato, titolare della pasticceria. È arrivato un premio, il miglior pasticcere d'Italia, premio speciale miglior dolce dell'innovazione della tradizione partenopea. Una manifestazione organizzata dalla Confederazione Pasticceri Italiani, la Compite, un premio che è arrivato alla città di Casalnuovo con il dolce La Masanella. Allora, Mario, innanzitutto diciamo perché Masanella? Masanella perché è un'unione di due nomi, che sono Masaniello e Pulcinella. Masaniello era il rivoluzionario napoletano per eccellenza e Pulcinella era la tradizione che noi abbiamo a Napoli. Quindi ho voluto unire questi due nomi perché anche nel dolce è un po' rivoluzionario e anche tradizionale. Tradizionale perché è un'unione di due dolci che sono la caprese e il babà con crema limoncello e mele a nucche e nocciole di Gifuni. L'innovazione è che avere due dolci in uno cotti insieme. Descrivici un po' questa Masanella come è fatta innanzitutto. È ovvio che poi dopo ne parleremo più avanti perché qui il 18 ci sarà un'importante manifestazione proprio qui alla pasticceria Tiffany organizzata dal comune di Casalnuovo con il sindaco Antonio Peruso e dall'APE, l'associazione esercenti di Casalnovesi, con il presidente Giovanni Di Matteo. Allora, descrivici questa Masanella. Niente, allora, visto che io mi sto allacciandomi al concorso, che era il tuo dolce territorio, il sottotitolo, quindi ho voluto creare questi nostri sapori unendo i limoni, le nocciole e le mele a nucche, che sono sapori del nostro territorio, unendoli ai nostri due dolci, che è la caprese e il babà. Quindi cosa ho fatto? Unendo questi due dolci e cuocendoli insieme con un sistema rivoluzionario che da oggi si potrà anche stratificare un dolce da forno, riuscirò a creare questa Masanella che poi farò assaggiare a tutti il 18. Non voglio dire ancora niente. Vediamo perché... innanzitutto perché la Masanella era appoggiata su questo. Come vogliamo chiamarlo? Questa è una pièce artistica, un pezzo artistico perché doveva essere appoggiato anche. Deve essere creata anche un po' di poesia, no? Vicino a questo dolce. Il 18 proprio qui sarà appoggiata la Masanella e quindi i cittadini casalnovesi, ma chiunque vorrà venire a questa manifestazione potrà vedere ad occhio nudo la Masanella creata proprio da Mario Barbato dalla pasticceria Tiffany. Descrivici invece questa... Niente, ovviamente io ho voluto creare anche dai colori rappresentare la mia Napoli, no? Quindi dall'oro e il rosso ho voluto creare il calore di noi napoletani che diamo a tutte le persone. E poi ho voluto dedicare anche quello che noi portiamo nel mondo, che sono le nostre eccellenze, che è il mandolino, con il mandolino la musica, con Pulcinella la tradizione e con Totò la risata che ci invidia tutto il mondo. Certo. E ovviamente poi dopo ho combinato i nostri sapori e la nostra cultura dolciaria unendola in un tutt'uno facendo sì che veniva creata la Masanella. Allora, a questo punto passiamo a parlare invece di questa manifestazione che è il 18 qui davanti alla pasticceria Tiffany si svolgerà, anzi voglio mostrare dall'esterno proprio per far capire dove siamo. Siamo a Casalnuovo su Via Benevento, sì, vero via questa? Benevento, sì. Ecco qui, questa è la pasticceria Tiffany, ovviamente il laboratorio non lo mostriamo perché in questo momento stanno lavorando, sì. È un periodo natalizio, vi entriamo dentro a fare questa nostra giornata. Che cosa accadrà il 18? Ce lo vuoi descrivere? Sì, il 18 sarà tipo come un palinsesto televisivo, ci saranno varie aziende che ognuno presenterà i loro propri prodotti e credo che siano quelli più buoni, no? Che loro verranno a presentarci qui. Dove io realizzerò per Leanza e Moreno realizzerò dei babà fatti a caffè e nocillo, chiusi in dei vasetti. Poi ci saranno come aziende del freddo l'Irinox, poi ci sarà i Feudi di San Gregorio che mi hanno appoggiato anche come per il dolce la Masanella, perché ho abbinato il loro vino, il privilegio, dalla degustazione che c'erano vari giornalisti, 10 giornalisti del settore, tra cui anche Accademia del Gusto, Guida Michelin, Gambero Rosso, Città del Vino. Bene. Poi ci sarà anche la Belcolade che lei ha fatto sì che mi ha appoggiato con il cioccolato per creare la Masanella. Quindi sei supportato dalle migliori aziende del settore, possiamo dire. Allora, abbiamo presentato
la Masanella, abbiamo parlato di questo evento del 18, non ci resta che parlare della famiglia Barbato. Tu sei Mario Barbato, figlio d'arte però, perché la pasticceria... Di Massimo, sì, mio padre... Massimo è stata fondata oltre 20 anni fa da Massimo, tuo padre, e ha una tradizione... Da mio padre e mia mamma, quindi sennò mia mamma dopo dice nemmeno mi metti mai, quindi... Benissimo. E quindi non ci resta che lanciare questo appuntamento del 18, ringraziare, vogliamo fare due ringraziamenti a chi li ha sostenuti in questo percorso? La prima cosa è vorrei ringraziare la scuola Dolce e Salato, dove io collaboro con loro e mi hanno dato la possibilità di fare ricerca e sviluppo presso i loro laboratori, quindi per me e loro mi sostengono sempre tutti i giorni, devo fare un grande ringraziamento ai due direttori, Anilo Di Caprio e Giuseppe Daddio. Ringraziamo anche l'Associazione Nazionale Napoletana Pasticceri. Voglio ringraziare l'APN e anche il Club Pasticceri Italiani. Benissimo. Da parte nostra vanno i saluti invece ad Antonio e Giampiero Castaldo della pasticceria Charlotte di Cardito, li conosciamo personalmente e quindi va questo nostro particolare saluto. L'appuntamento per il 18 dicembre qui a Via Benevento davanti alla pasticceria Tiffany di Casalnuovo, per degustare la Masanella, ma anche per vedere questa nuova tua invenzione, che è una mozzarella stile pizzaiola, si chiama Pomorella, che è stata ideata da me e è fatta sì dal tecnologo alimentare che io mi avvalgo, che è Alessandro Bertuzzi, e poi in collaborazione con Perla del Mediterraneo, che ha appoggiato a noi questo progetto, e quindi la faremo assaggiare a Casalnuovo a larga scala a tutti i nostri clienti. Benissimo, ci saranno anche le telecamere di Nano TV, ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso e vi aspettiamo come sempre su napolinord.it e voxnews.it con i video di Nano TV. Grazie. Cerca una zona riservata.